Questo programma è offerto da Unipolsai Assicurazioni, Piazza Rotonda 6, Lamezia Terme, agente generale dottor Ferraro Vincenzo, telefono 0968 44 8301 oppure 349 13 35 728. Autonoleggio PM Servizi SRL, affiliato Avis Budget Group presso Aeroporto Internazionale di Lamezia Terme. Oggi ci troviamo con Andrea Sabino, una vecchia conoscenza di percorso di nuoto. Io sono stato già qua in questa realtà già due volte, questa è la terza volta. Perché questo incontro con Andrea Sabino della Time Limit? Perché insomma ogni anno si raggiungono i risultati, insomma cresce questa piccola società periferica e ogni anno diciamo si aggiungono personaggi nuovi. Allora Andrea, quali sono le novità di quest'anno che ha portato la Time Limit? Ma innanzitutto un saluto calorosissimo a tutti gli amici di Percorsi di Nuoto. Questa, come confermavi tu, è la terza volta che ci vediamo, quindi significa che sia Percorsi di Nuoto che la Time Limit sta crescendo nel percorso e nel seguito. E noi sicuramente abbiamo fatto un bel passo in avanti quest'anno, portando qui in provincia di Caserta, in questo bellissimo impianto, lo stadio del nuoto, la vasca da 50 e nella nostra vasca da 25 a Castel di Sasso, degli atleti di caratura internazionale. Questo non può che essere un vanto per noi e per tutta la provincia di Caserta. Ti presento un attimo i nostri atleti, così abbiamo le idee più chiare sul livello di cui stiamo parlando. E il 10 settembre arriva qui Giada Galizzi, campionessa europea con la 4% stile mista agli europei di Berlino del 2014 e bronzo nella stile, campionessa ai giochi del Mediterraneo l'anno scorso, è un atleta della nazionale italiana. È arrivato 4 settimane fa Stefano Ballo, una promessa del nuoto giovanile, poi si è un po' fermato, adesso ha ripreso a grandi livelli, l'anno scorso è arrivato quarto agli assoluti sia nei due stile che nei 200 misti, e Jessica Jacoponi, anche lei finalista nei 100 rana. Poi ho preso un altro atleta della Puglia, Roberto Natalini, e un atleta di Caserta, Sonny Formicola, che quest'anno si sono uniti al gruppo e abbiamo formato un gruppo elite di un certo livello che poi si aggiungono alle giovani promesse di cui abbiamo parlato già nelle puntate precedenti. Noi come Percorso di Nuoto siamo venuti a conoscere questi atleti che si allenano qui a Caserta. La domanda che farò: come mai si sceglie Caserta, allenarsi con la Time Limit? Perché questa voglia di uscire dai grossi centri e arrivare in periferia? Questo spero che qualsiasi nostra domanda ce la chiariranno loro, e forse è bello che sia la loro spontaneità e la loro sincerità a darci le risposte. Dal punto di vista tecnico io ho sempre creduto fermamente nel progetto, così come nelle puntate scorse abbiamo visto nello staff, nel cercare di offrire un servizio completo e quanto più professionale possibile, e soprattutto penso che la chiave di tutto sia cercare di metterci quanto più amore e passione possibile. Questo è quello che noi cerchiamo di fare quotidianamente. Andrea, quali sono stati i risultati raggiunti dalla tua società in questo anno sportivo? Nell'ultimo anno abbiamo raggiunto la qualificazione a due europei, che è veramente un obiettivo importante, se consideriamo che la Time Limit nasce nel dicembre del 2011. In pochi anni siamo riusciti a raggiungere la qualificazione a due europei, sia in vasca corta che in vasca lunga. Agli assoluti abbiamo portato ben 5 atleti, facendo 6 finali se non ricordo male, e abbiamo vinto tantissimi titoli giovanili e conquistato la nazionale giovanile. Adesso il prossimo step, ci contiamo di raggiungere qualcosa di importante a livello assoluto, e questo sicuramente non nascondiamo la nostra ambizione e lavoriamo per questo. Ricordiamo che Andrea come allenatore ha avuto anche la soddisfazione di allenare, diciamo, agli ultimi europei una nazionale, qualche atleta di qualche nazionale.
Sì, per tutto l'anno scorso ho seguito l'Estonia, è stata un'esperienza molto formativa perché mi ha dato la possibilità di partecipare a due europei, quindi ho fatto anch'io questa esperienza e sicuramente mi ha lasciato veramente tanto, perché poi conoscere il parterre internazionale, essere lì e guardare per tanti giorni gli atleti migliori a livello mondiale in gara è veramente un'esperienza che ti arricchisce e ti forma come tecnico, ti lascia veramente qualcosa di importante e ti chiarisce le idee su quello che è effettivamente il nostro lavoro, perché io penso che il nostro lavoro deve essere quello di cercare di aiutare i nostri atleti a raggiungere i propri sogni e i propri obiettivi, e solo mettendoti a loro disposizione e facendoli crescere come uomini e come donne alla fine può far sì che comunque i loro sogni possano essere realizzati. Quindi questa esperienza veramente mi ha innanzitutto ha fatto crescere me, di conseguenza se fa crescere me aiuta anche i miei atleti nella loro crescita. Andrea, tu ti confronti con i grossi allenatori del nuoto italiano e mondiale nelle varie piscine che ci sono qua in Italia e all'estero. Noi possiamo dire che tu sei uno dei più giovani allenatori che ci sono in Italia. Sì, credo di sì, io sono un classe 84, faccio questo lavoro, ho cominciato proprio dai più piccini, dal 2004, ma alla fine il mio obiettivo è stato sempre quello di confrontarmi e cercare di imparare il più possibile da chiunque e ovviamente anche di chi era molto più bravo di me. Quindi ho cercato sempre di seguire la formazione come valore cardine della mia crescita e soprattutto di cercare di collaborare il più possibile con altre squadre, con altre culture, con altre filosofie. Devo essere sincero e molto riconoscente, negli ultimi anni alla mia formazione ha partecipato molto Max Di Mito, il mentore di Federica Pellegrini, e con lui credo di aver raggiunto un buon livello. Questo mi ha permesso sicuramente di essere più sicuro, di padroneggiare molto di più della disciplina e anche se sono giovane di essere in grado comunque di gestire atleti di un certo livello sia dal punto di vista fisico che dal punto di vista mentale. Io credo fermamente negli aspetti mentali, credo fermamente che gli atleti vanno supportati quotidianamente dal punto di vista psicologico e penso che lì possiamo fare veramente un gran bel lavoro. Gli obiettivi del 2019? Sicuramente i mondiali di lunga, l'Euro Junior con le Under 18, i mondiali di lunga con due assoluti, questi sono gli obiettivi. Obiettivi importanti, con molta fatica. Un allenatore come te, che in questo momento esce da un brutto raffreddore, diciamo, no? Però sicuramente subito in vasca. Come inizia la giornata di Andrea allenando questi, diciamo, campioni, già campioni possiamo dire? Influenza è dir poco, Sono stato 3 giorni con la febbre a 40, penso che in viso si vede. Comunque la giornata è molto ricca, sveglia alle 6 del mattino, alle 7:10 partiamo, 7:30 siamo in palestra. Fino alle 10 palestra o core in base al programma di allenamento, alle 10:30 entriamo in acqua, abbiamo almeno 2 ore di lavoro. Poi abbiamo la pausa pranzo e al pomeriggio siamo di nuovo in palestra per poi ritornare in acqua fino anche alle 8:30 di sera. Questo con il gruppo elite, con il gruppo giovane invece alleno dalle 2:30 alle 5:30 tra palestra e acqua. Quindi diciamo che l'impegno è abbastanza grosso e ho la fortuna comunque di avere una famiglia, anche se giovanissima, che mi supporta in tutto questo, perché è veramente... Toglie molto tempo, diciamo. Eh sì, anche perché esco la mattina, rientro la sera, spesso per i weekend abbiamo gare, quindi voglio dire bisogna sposare questo sogno e portarlo avanti sapendo che comunque la tua vita è collegata a questa passione. Ovviamente quando fai qualcosa che ami non è un lavoro, quando fai qualcosa che ami non ti pesa. Ovviamente devi trovare le persone giuste che sposano il progetto, perché giustamente quando hai 2 bimbi piccoli e una moglie giovane non ci sei mai, giustamente devi avere collaborazione da parte familiare importante. Fortunatamente io questa ce l'ho. Un'altra domanda volevo farti, poi voi vi allenate qua nella 50 metri, avete uno spazio acqua,
diciamo per i più grandi, e poi avete la vostra piscina periferica in un comune di Caserta dove sono io stato, perciò voi allenate nei 25 e 50. Sì, diciamo che un po' in base alle esigenze tecniche. Nel periodo invernale, quando le gare si fanno in vasca da 25, i giovani restano in vasca da 25 perché non hanno impegni in vasca da 50, mentre chi gareggia agli assoluti ha già l'impegno della vasca da 50, si allena tutto l'anno in vasca da 50. Poi quando anche i giovani si spostano come gare in vasca lunga, ci spostiamo tutti quanti qua, sia al mattino che il pomeriggio abbiamo gli spazi per nuotare, quindi diciamo credo che da questo punto di vista gli atleti hanno il massimo dei comfort che potrebbero avere. I servizi da questo punto sono molto confortevoli, al di là poi di tutte le figure professionali che gravitano intorno a noi, come ben sai, dal mental coach, la fisioterapia, l'osteopatia, riabilitazione, nutrizionisti, medici. Quest'anno abbiamo aggiunto il dottor Confalonieri che ci sta dando una grossa mano. È veramente uno staff di primo ordine. A proposito di staff, di atleti, sappiamo quanto è difficoltoso poi gestire a livello economico anche tutte queste persone, insomma, in una zona periferica. Quanti sacrifici fa una società? Ma questo è veramente, penso, l'aspetto più complicato da far quadrare, perché l'attività, chiamiamola commerciale, alla fine ha un bacino veramente ristretto, perché comunque dove abbiamo l'impianto noi i comuni sono piccoli, quindi le entrate sono sempre le stesse. Dobbiamo fare come il salumiere, cercare di far quadrare i conti e cercare comunque conforto in qualche sponsor che crede in noi e ci dà la possibilità comunque di portare avanti l'attività. Quindi alla fine adesso siamo impegnati sul territorio proprio per questo, per cercare di finanziare la stagione almeno nei limiti del possibile, la stagione prossima, speriamo di trovare qualche sponsor che ci dà una mano. Andrea, io ti ringrazio. Adesso questa settimana abbiamo conosciuto te, nelle prossime settimane incontreremo i tuoi ragazzi. Perfetto, grazie sempre a te per la disponibilità.